Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Oggi incontriamo Romina Cozzolino, campionessa italiana di Savate d'assalto. Ben ritrovata Romina. Grazie, grazie per avermi invitata. Grazie, grazie a te per aver accolto il nostro invito. Non è la prima volta che ci incontriamo, non è la prima volta che raccontiamo i tuoi successi. Allora, andiamo per gradi. Fine settimana scorso sì. siete stati a Rimini, sì. Un gruppo appunto di atleti della Cobra Team di Cosenza, è capitanata da Domenico Massarini, avete portato dei notevoli risultati a casa. Tu sei stata praticamente insignita del primo premio per quanto riguarda questa nuova disciplina da te ovviamente praticata, che sì. si chiama appunto Savate d'assalto, raggiungendo appunto il primo posto, e poi ti sei classificata seconda invece nella tua categoria, quella la categoria tua storica, sì. che è appunto il kick jitsu. Com'è andata, Romina? Allora, guarda, siamo partiti in quattro atleti del Cobra Team e siamo saliti tutti e quattro sul podio, quindi felici, felici di questo. Io, come hai già detto tu, pratico la kick jitsu, quest'anno sono arrivata seconda, ho perso in finale con la campionessa in carica di kick jitsu. Ovviamente mi rimane l'amaro in bocca, però ci voglio riprovare l'anno prossimo. Ma, tra l'altro è comunque un ottimo risultato. Sì, anche assolutamente sì. Parliamo di una competizione a livello nazionale. Nazionale, sì, assolutamente. Il mio maestro vuole che io sia completa a 360 gradi, quindi quest'anno mi ha fatto provare anche questa nuova disciplina, il Savate d'assalto. Ma si distanzia molto dalla tua? Abbastanza. Nella kick jitsu io ho le proiezioni a terra, sì. nel Savate assolutamente non esiste questa cosa. Anzi, è un po' una controindicazione perché io faccio anche ring. Lì i colpi si affondano, sono belli pesanti, invece nel Savate è quasi ballata la cosa, nel senso è molto è delicata, un po' più soft, un sì, po' più delicatissima. Non pensavo di vincere, però ce l'abbiamo fatta, quindi comunque prendere questo titolo italiano ci rende orgogliosi. Assolutamente sì, continuerai con questa nuova disciplina? Sì, assolutamente sì, anche perché per quanto ti ripeto c'è una grossa differenza, però mi è piaciuta. Il Savate nasce, che poi ti racconto questa cosa che è simpaticissima, sì, nasce nell'Ottocento praticamente in Francia ed era utilizzata dai marinai per difendersi. Infatti nel Savate si utilizzano le scarpette, cosa che noi non facciamo nel per mantenere più stabilità? No, in realtà no, perché allora i marinai utilizzavano le scarpette, quindi sulle navi, e andavano a colpire di punta col piede perché si dovevano arrampicare e tenere con le braccia, e quindi avevano solo le gambe libere, andavano a colpire col piede, e quindi poi è rimasta questa cosa qua. Molto interessante, che sì. perché mi dicevi a telecamere spente che in realtà la pronuncia è Savate. Savate assalto, Savate, sì, Savate perché assalto. È francese. Sì. Allora Romina, il tuo è un allenamento costante, ovviamente lo sì. ricordiamo, tu ti alleni appunto nella palestra sì. la Cobra Team di Cosenza, sì. Che negli ultimi periodi sta, diciamo, portando a casa notevoli successi, anche perché parlando anche con Domenico Massarini, lui raccoglie un po' quelli che sono gli atleti chiaramente nostri, però vi fa conoscere, vi fa incontrare anche gli atleti internazionali per sì. avere chiaramente degli spunti maggiori per andare avanti e per essere più professionali anche voi. Sì, ti ripeto, noi siamo completi, in palestra pratichiamo tutto, dal full contact alla low kick alla kick jitsu, abbiamo anche un campione di box, Giuseppe Osnato, e lo saluto, quindi ti ripeto, lui ci permette di poterci esprimere su ogni cosa, e penso che non sia da tutti. Io le sto provando tutte, sto andando avanti su quasi tutte le discipline, se riesco a portare sempre il primo posto comunque sono ben traguardi. Vuol dire che infatti sì. vuol dire che stiamo lavorando bene. Esatto, sì. state lavorando bene. Sì. Romina, allora, per chi si vuole avvicinare a questa disciplina, ma anche per non necessariamente per avere una competizione diciamo da come dire più incisiva, nel senso per praticarla come sport. Sì. È accessibile a tutti, noi abbiamo bambini dai 4 anni agli adulti fino ai 50-60 anni. Quindi è una disciplina sì, completa. Sì, assolutamente sì, la può praticare chiunque, non è detto che debbano per forza fare agonismo, si può praticare come una disciplina giusto per mantenersi in forma. Ecco, una curiosità, mi dispiace, Romina è arrivata in redazione praticamente sì. con le stampelle perché ti sei fatta mi sono infortunata venerdì durante l'incontro, mentre stavo gareggiando sono caduta, sono scivolata e mi sono fatta male al piede.
Non dico che sia colpa di questo infortunio il fatto che io abbia perso in finale, in realtà, però mi è dispiaciuto sinceramente perché avrei potuto fare di più e mi sono dovuta fermare, però sono Però sono, contenta lo purtroppo stesso. sono gli intoppi che possono Sì, capitare, per cui penso assolutamente che sì. tutti gli atleti, tutti, Sì. diciamo, tutti gli sportivi e non solo lo mettano in conto. Per cui in bocca al Sì, lupo, Romina, crepi. complimenti davvero per questo Io risultato. vorrei giusto salutare al Certo, volo, vabbè, assolutamente sì. Domenico è il mio maestro del Cobra Team, saluto Alessandri che è il responsabile del Salate e ovviamente la famiglia Sgarro che sarebbe il mio sponsor, la SAP, loro sono sempre presenti. Crepi. Benissimo, in bocca al lupo e ancora tanti tanti complimenti. Grazie mille. Grazie ancora a Romina Cozzolino, ci vediamo più tardi, grazie.